numerosi ritrovamenti in località Pantano, Telegrafo e Palma di Caronia attestano l'esistenza di un fiorente centro di età greco-romana, tra i più importanti dell'isola. Condivide lei questa analisi oppure le sue conoscenze dicono altro? No, la condivido pienamente. Sono convinto che quello che conosciamo ad oggi di Calakt sia, sì e no, volendo essere ottimisti, il 10%. Una città strategica, l'abbiamo già detto, è cerniera tra i siculi e i greci e che sicuramente ha rivestito un grande ruolo nella storia, nella politica, nella società, prima dei greci, poi dei romani e via discorrendo. Quindi le evidenze che ci testimoniano le fonti, senza andare lontano anche la numismatica con diversi culti, e a questi culti bisogna sicuramente riferire dei luoghi di culto, quindi dei templi, e lo stesso abitato ancora non è stato ben riconosciuto, strutture come acquedotti o ponti di cui i romani erano maestri ancora devono essere del tutto o scoperti o comunque studiati. Vi sono anche i ritrovamenti del secolo scorso, tra cui un cippo marmoreo intitolato a Quinto Cecilio. Se ciò risponde al vero, le chiedo chi era Quinto Cecilio e cosa dimostra il ritrovamento del cippo? Beh, già dall'etnico siamo in piena età romana, quindi un'ulteriore attestazione di quello che dicevamo poc'anzi, ovvero dell'importanza che Calakt sotto l'impero romano, partendo anche dallo stesso imperatore Augusto, Ottaviano e poi divenne Augusto, ricoprì. E già fare un cippo onorario a questo personaggio calactino e avendo avuto la fortuna di ritrovarlo, perché come dicevo prima ce ne possono essere anche altri, come sicuramente ce ne saranno stati di calactini illustri, dimostra appunto che Calakt e i calactini non erano una entità marginale, bensì principale nell'impero romano.